Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del judo. Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra, che lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, tu vorrai che il judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera Ugo tu sarai. Evviva, evviva, Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo. È inutile che cerchi di sfuggirmi, tanto non te la darò mai vinta. Io lotto per la giustizia e non posso permettere che un ladro come te circoli spensieratamente per le strade. Arrivati. È stato un viaggio lungo e faticoso. Solo chi è costante raggiungerà la meta. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ho vinto la scommessa con Zippo! Voglio che cominci a portare vestiti simili ai miei e che diventi il mio servitore! Non posso festeggiare, la gara non è ancora vinta. Come non hai ancora vinto? Siamo arrivati per primi. No, la sfida si svolgerà sull'altra sponda del ponte. A che ora sarà? Stasera alle 8, quando la grande montagna prenderà fuoco. Fino ad allora non avrò vinto. Se riesco a tenerlo lontano dal ponte vincerò. Ho in mente un piano. Ehi, Ugo! Era la voce di Zippo, bisogna stare attenti. Lo so, miau miau. Ugo, non ci crederai, l'intera città sta impazzendo. E perché, Zippo? Non gli dare retta, è pericoloso. Il grande lottatore di judo, Ugo, è arrivato in città e tutti si stanno preparando per dargli il benvenuto. Sei una vera celebrità e non solo i ragazzi, ma le più belle ragazze che stampano la seta e sono tue fans e sono meravigliose. Sono davvero fantastiche! Non l'ascoltare! Vogliono regalarti un panno slip in seta e stampata apposta per te. Deve essere meraviglioso! Basta così, Ugo! I loro cuori battono d'amore per te. Vorrei essere io al tuo posto. Sei diventato proprio famoso. E ciao, Ugo! Ugo, fermati! Non fare stupidaggini! Cercimi bene, miau miau! Non è bene essere troppo sospettosi verso gli altri. Forse Zippo ha ragione. Non posso deludere le mie fans che mi aspettano a Kyoto. Io ho il dovere di soddisfare il mio pubblico. Via! Ehi, Ugo! Aspetta, mi arrivo! Ti sto illudendo! Eccoli, sono al lavoro. Salve! Buongiorno, belle bambine. Io sono Ugo. Ma chi hai detto chi sei?
Sono Ugo, lottatore di judo. È pronto il mio nuovo panno slip di seta? Cosa fa? Non siate imbarazzate, anche se i vostri cuori palpitano d'amore. Scusatelo, ragazzo, un pochino tocco, capito? Mi piacerebbe molto di questo colore, è bellissimo, certamente degno di un grande lottatore. Ehi, che ne dite? Vi starebbe bene? Avanti, non siate timide. Qual è il più adatto per me, secondo voi? Ho capito, questo non va. Forse va meglio quest'altro, allora. Oh, bello. Oppure questo qui. E guarda questo, invece. Mi piace, non è male. Mi piace di più questo. È proprio bello, ma c'è l'imbarazzo della scelta. Guarda questo. Dammi. Mi dispiace, non volevo, scusatemi tanto. Molto bene, questo gli dovrebbe far perdere un sacco di tempo. Vi sono molto grato per il panno slip che volete regalarmi, ma siete troppo gentili. Non siate così scontrose, dite qualcosa, su. Torna a casa! Vattene via, forza, lasciaci lasciate lavorare, via! Anna, basta così! Forse ho combinato qualche pasticcio. Forza, abbiamo perso tutto quel tempo, sbrigati! Sì, non si trova più una geisha, è sparita! Una geisha! Come te lo devo dire che abbiamo fretta? Sarebbe un vero peccato essere venuti fino a Kyoto e non aver visto una geisha. Solo un'occhiata, d'accordo? Fai come ti pare, non mi importa niente, ma dopo non venire a piangere da me! Dove è andata a finire la geisha? Dov'è? Ma tu sei forse il fratello di questo bambino? Perché? Cosa è successo? Si è perso, il suo cognome è geisha. Ma allora la geisha vera non c'è? Che delusione! Scusatemi. Ascoltate, Tipo, io lo conosco, è il fratello maggiore del bambino. E va sempre in giro a giocare e lascia il fratello da solo sperando che gli altri lo guardino. Ma no. E non lo perdere più, Ma cosa dici? Sì, che fratello terribile! Ma che cosa incredibile! Ascoltatemi voi, io pensavo che qui ci fosse una geisha vera, credetemi! Dove sei andato, Zippo? Vieni fuori! Non puoi lasciarmi in questo guaio! Io non sono tuo fratello! Che pasticcio, non so proprio cosa fare! Uffa, cammino da un'ora e non ho la minima idea di dove ci possiamo trovare! Perché non dici niente tu? Sei ancora arrabbiato, avanti! Sei stato tu a volerti mettere in mezzo a guai, quindi risolvili da solo! Forse hai ragione, ma non è bello parlare così al tuo vecchio amico! I vecchi amici avrebbero ascoltato i vecchi consigli! Non ti chiederò più niente! Mi stai facendo male! Fermati, Ugo! Ugo! Hanno levato la corrente, Ugo. È vero, è molto strano, non ti sembra? Guarda, la montagna sta bruciando! E quella è la lettera U! Stanno scrivendo il mio nome! Bene, sembra che tutti stiano festeggiando il mio arrivo, che meraviglia! Quello deve essere il famoso fuoco del Grande Monte! Guarda, c'è del fuoco anche laggiù! Che bello, mi stanno festeggiando! Come? Deve essere stato lo spirito della montagna dal fuoco. Ma non c'è più niente da fare, ho perso la scommessa con Zippo. Non è detto, mi darò per vinto solo quando la scritta sarà finita. In questo caso devi trovare immediatamente il ponte, ma abbiamo solo pochi minuti. Non c'è più niente da fare. Sapevo che avresti perso, non dovevi accettare questa sfida! Davvero, ho sbagliato tutto! Ugo, ma questa voce! Ugo, da questa parte, vieni, presto! Non posso crederci, fammi guardare con i miei occhi! Venite, siamo qui! Sbrigati, Ugo, corri! Venite, presto! Incredibile, quelle sono Kiko e Luana, hai visto? È vero, che cosa fanno qui? Non riesco a capire, è davvero strano! Adesso non importa, Ugo, fai presto, dobbiamo raggiungere il ponte! Subito! Abbiamo ancora la possibilità di vincere, corri! Arrivo!
Altolan, non potete attraversare il ponte stasera. Ma perché? Non lo sapete? Stanotte Buddha ritornerà in cielo passando per questo ponte. Per questo le persone comuni non lo possono attraversare. E se lo fate sarete puniti. Sfidiamo la divinità. Temo che non riusciremo a vincere. Ugo, stai attento, è Zippo quello. È Zippo, non ti fidare. Sei Zippo. Ebbene sì, sono io e non ti farò passare. Arrivi proprio a puntino. Potresti aver cura del mio fratellino. Tieni, grazie. Devo vincere. Aspettami, sono giusto io. Fermo, impostore. Devo vincere. Presto, Ugo, corri. Ce l'hai quasi fatta. Aspetta. Oggi hai vinto la sfida, ma ricorda, dovrai sempre comportarti da vero uomo. Dentro di me c'è lo spirito del samurai, lo coltiverò con coraggio per tutta la vita. Bravo, sante parole. Mettiamoci d'accordo, Ugo, devo proprio uscire. Vorresti rompere il nostro accordo? Hai promesso che se avessi perso saresti diventato il mio servitore. E visto che ho vinto la sfida, dovrai farlo, mio caro Zippotto. Dai, esci, forza, esci. Come fa un giovanotto bebello e aitante come me a indossare questi sciocchi indumenti? È ridicolo, conciato in questo modo rovinerò la mia reputazione, già lo so. Ma perché? Stai così bene. No, ti prego, Kiku. Ti stanno a pennello, Zippotto. Ugo? Cosa c'è? Vedi, questo è un reporter dei più famosi giornali della città. Vorrebbe farti un'intervista per il suo settimanale. Un giornalista tutto per me. Ci deve essere qualche errore. Mi interessa molto conoscerti. È raro vedere di questi tempi un giovane che si comporta come un cavaliere errante. Mi piacerebbe scrivere questa storia per la mia rivista. Ugo, la tua grande occasione. Perché? Finirà sui giornali. E cosa cambierà, scusa? Ma se la tua foto e l'intervista finiscono sui giornali, tutti sapranno chi sei. E le più belle ragazze verranno a chiederti l'autografo. Mi stai ascoltando? Sì, evviva! Quello è un bel posto per le fotografie. Giusto, questi sfondi mi donano. Ci mancava solo l'intervista, pare che il più stupido sia io. Il ragazzo che ha perso la sfida dovrebbe essere con voi, vorrei anche lui nella mia fotografia. In questo modo potremo dare al pubblico un'immagine completa di Ugo Gatto. Zippo, dove vai? Ma insomma, perché devo raccontare le mie disgrazie ai giornali, Siete pronti? Ma riesci a fare delle fotografie anche senza occhiali? Andrà tutto bene, vedrai. Quando ho il soggetto davanti lo posso fare anche ad occhi chiusi. Bene, la prima foto sarà di Ugo. Poi faremo il diabolico Zippo.
città è stupenda. È vero, sembra che qui il tempo si sia fermato. Ugo, mi sembri tutto assorto nei tuoi pensieri. Qualcosa non va? No, no, anzi, sono contento. Sembra che tutti mi sorridano. Vedrete, passeremo una giornata stupenda. Come faccio a sopportare una simile offesa? Quando penso che dovrò indossare un panno slip per il resto della mia vita, preferirei morire. Mi scusi, signor Ugo. Ugo è in giro per la città e sta andando a passeggio con Luana e Kiku. Che simpatico ragazzo. Guarda questo giornale, si è venuto molto bene, sai? Non voglio guardare quello stupido giornale, lo porti via, la prego. Non essere modesto, il tuo povero viso rivela tutti i travagli di una lunga disciplina. Invece quel tipo chiamato Zippo sembra uno stupido galletto. Anche se ha perso, ride con la bocca tutta aperta. È corto, è grasso e sembra una specie di orsetto. Tu sì che sei un vero uomo. Cosa? Potete vedere la foto del grande Ugo in alto a destra, mentre quella dello sconfitto Zippo in basso a sinistra. Ci picchia, ma è tutto sbagliato, che fortuna inaspettata. Qualcosa non va, cosa c'è di sbagliato? Dei particolari insignificanti. Invece di preoccuparti dei particolari, perché non pensi al successo? Ci sono un sacco di ammiratori che ti aspettano giù nella hall. Sono quasi tutte belle ragazze che ti vogliono conoscere. Indice davvero non mi sta prendendo in giro? Ma no, ci sono anche delle piccole geishe. Sul serio? Beh, bene, bene, mi preparo in 5 minuti e sarò un lampo. Vada pure, signora, la raggiungo fra poco. Va bene, hai bisogno di qualcosa? Non ho bisogno di nulla, sto benissimo, grazie. Mi sento rilassato, è stato così bello. Voglio dare un'occhiata dall'altra parte. Scusate, mi allontano un momento. Non sono molto adatto a questo tipo di cose. Questo è uno dei più famosi giardini giapponesi. 15 pietre sistemate in 450 metri quadri di sabbia bianca esemplificano chiaramente il concetto di essenzialità tipico della cultura zen. Il solo guardarlo infonde una grande serenità. È proprio questa la sua funzione più importante. E noi monaci, quando meditiamo, capiamo molte cose guardando le pietre. Se ci riuscite voi, ce la devo fare anch'io. Voglio provare. Ehi, pietra, come vanno le cose? Sei contenta oggi? Non va bene così, devi farlo col pensiero, silenziosamente. D'accordo, adesso mi concentro, pronti via. Pietra delle mie brame, non voglio sapere chi è la più bella del reame, ma chi mi ama di più, Kiko o Luana? Ti amano tutte e due moltissimo. Incredibile, risponde sul serio. Cosa pensano di me le ragazze di Kyoto? Tutte quante si innamoreranno di te. Oh, è stata una bellissima risposta. Smettila di urlare in questo modo. Siamo in un posto degno di rispetto. Mi ha rovinato l'atmosfera. Avevo iniziato una bella conversazione con la pietra. Io sono il famoso Ugo e conosco bene la tradizione giapponese. Ma perché fate questo? Vedete, quello è Zippo. Vero, c'è la sua foto sul giornale. Ha veramente un viso cattivissimo. Cosa sussurrate alle mie spalle? Io sono un... Zippo, esigo silenzio. Io non sono Zippo. Non essere bugiardo, la tua foto è sul giornale. Questa è una buona occasione per me per tentare di ripulire questa tua mente distorta. Oi, ma perché? Ancora uno. Oh, perché mi succede sempre così? Cosa ho fatto di male io? Quello è Zippo. C'è stato uno sbaglio. Sono proprio felice. Ho sempre desiderato di partecipare ad un party così pazzo. Kiku, Luana, aiutatemi. Forse ho urtato contro un giornale murale. Oh,
Tu sei Zippo il cattivo, il malvagio, c'è la tua foto. No, no, c'è un errore di stampa, io mi chiamo Ugo. Non mentire, si legge sul tuo viso che sei cattivo. Voglio darti una lezione che ti ricorderai per sempre. Oh, che cosa sta facendo? Vieni con me. No, perché devo venire con lei? Aiuto! Io... Come ve lo devo dire? Io non sono Zippo. Chissà dov'è quello sbruffone adesso. E così ho vinto quello sbruffone di Zippo. È stato molto difficile, ma la mia superiorità fisica ha avuto la meglio. Tieni, mangia questo. Siete adorabili. Sei proprio un playboy, come dico. E non c'è niente di più bello che essere famosi e conosciuti. Mi sto divertendo un mondo. E vieni qui, bellezza mia. Avevo dimenticato che non ho le mutande, ma il panno slip. Ma dove è andato a finire, Ugo? Tu lo vedi? Eh? Kiku, guarda lì. Ero preoccupata, invece guarda lui cosa fa. Quando ritornerà da noi lo puniremo come si merita. Ugo e Zippo sono in ritardo, che sa? Starà sicuramente facendo lo stupido con qualche ragazza. Non posso perdonarlo anche se ha vinto, questo è troppo. Ho sentito un rumore, è Ugo di certo. Salve. Non ti fare impressionare dalle apparenze, Luana. Stava certamente facendo qualcosa di disgustoso. Ne sono convinta. Hai ragione tu, Kiku. Diamogli quel che si merita. Che bellezza essere scambiato per il popolarissimo Ugo. A volte è più divertente perdere che vincere. Salve, ragazze. Fattene! Che ti succede, Ugo? Non ti senti in gran forma oggi? Non ho finito. E che cosa vuoi fare? E va bene, l'ammetto. E visto che mi avete scoperto non posso più negarlo. Ma lo sbaglio non è stato mio, ve l'assicuro. Che cosa è successo? Parla, Zippo. Beh, hanno scambiato le nostre foto e sono stato preso per Ugo. Ma io non c'entro, anche se mi sono divertito. È Ugo! Tutti credevano che io fossi Zippo. È stata una tortura. Oh no, povero Ugo! Alzati, Ugo, perdonaci. Zippo, non devi più mettere il kimono. Levatelo immediatamente. Peccato, a me mi stava così bene. Ti prego, non fare così, alzati. Non essere sempre scontento. In fondo l'intervista è la tua. Che bella consolazione. Anche quando vinco riesco a essere contento. Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del giugno. Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento, nella palestra tutti lo temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.